Ciao a tutti, eccoci con la Books Review del lunedì. Il libro che vi porto oggi è Bambina affittasi di Jacqueline Wilson, uscito nel 1994 per la Salani, appunto, della collana Gli Istrici. È un romanzo breve, scritto a mo' di diario, nel quale la protagonista Tracy Beaker è una non proprio orfana perché è stata affidata ad un istituto per minori, tipo casa famiglia, e appunto noi vediamo un breve periodo della vita di Tracy all'interno di questo ulteriore istituto nel quale viene affidata. Madre assente, continuamente in viaggio, almeno da quello che riusciamo a percepire dalle memorie di Tracy. Questa bambina è assolutamente ribelle alle regole di qualunque istituto e qualunque rapporto genitoriale. È affidata prima a due coppie di zii, prima una coppia, poi l'altra, in maniera differente la prima coppia dalla seconda. Per problemi personali delle due coppie, comunque viene infine affidata ad assistenti sociali all'interno di questa casa famiglia. In questa storia comunque vediamo questa bambina ribelle, che è ribelle e lo capiamo subito, lo capirebbe anche un bambino, proprio perché viene rimbalzata da una situazione all'altra e oltretutto sente molto la mancanza di una figura genitoriale biologica. Tracy comunque ha la passione per la scrittura, tant'è che quando viene affidato a tutti i membri di questo istituto un diario da tenere quotidianamente, lei comincia a scrivere e non si ferma più. Questa passione per la scrittura la porterà ad un lieto fine, di cui noi non conosciamo la verità, perché comunque si interrompe prima che questo lieto fine possa avvenire, ma comunque è abbastanza intuitivo. Jacqueline Wilson io la conoscevo già come autrice perché nella mia adolescenza, quando frequentavo ancora la biblioteca dei ragazzi, e dovrei farci un salto, avevo letto Girls in Stress, che è il secondo libro della collana Girls, appunto dell'autrice, e è un'autrice che, come ho potuto constatare anche molti anni fa, affronta sempre comunque delle tematiche difficili, ma comunque con un linguaggio per il quale adolescenti, preadolescenti e anche bambini possano comprendere la gravità di questi fatti. In questo libro noi vediamo il discorso dell'affidamento. In Girls in Stress c'era un argomento più vicino a me, alla mia professione e all'adolescenza che ho vissuto, che era appunto il tema della anoressia, dell'aspetto esteriore che non è importante finché dentro sei una bella persona. Un argomento molto molto vicino agli adolescenti, soprattutto ad oggi che l'immagine è la priorità di questi adolescenti. Invece l'argomento di questo libro, che è appunto l'affidamento, è un argomento complicato perché si va ad esplorare non tanto il bambino orfano che abbiamo rivisto su questo canale diverse spesse volte, perché è uno dei protagonisti più amati a quanto pare, proprio per la compassione che suscita probabilmente nei bambini e negli adulti. Ma si tratta di una bambina che è stata affidata. Del padre non si sa praticamente nulla, della madre si sa che non ha rilasciato un indirizzo fisso nel quale può trovarla la piccola Tracy, quindi la madre ha deciso di non prendersi cura di sua figlia. Questo è un argomento difficile perché, per quanto mi riguarda, è più brutto, prendo questa cosa con le pinze, quando un genitore decide di non esserci e non che non c'è fisicamente perché è passato a miglior vita. Provo a entrare nella testa di Tracy e vedo nel suo comportamento dispettoso, che vuole dire sempre la sua, ribellarsi, che ha paura di piangere, di soffrire, appunto questa mancanza del genitore, perché anche lei nel suo piccolo sa che la madre non vuole prendersi cura di lei, per quanto lei continui a sperare che la madre torni a prenderla e le faccia vivere una vita da star, perché lei si immagina la madre come una donna in carriera, piena di impegni, molto bella, che lei ammira tantissimo e che quindi non può prendersi cura di lei perché ha altri impegni. Questa è una situazione che rivediamo magari anche in famiglie dove i genitori sono presenti, escono con la classica frase "non posso perché devo lavorare". È un concetto che ai bambini passa immediatamente, perché pure i bambini sanno che il lavoro per gli adulti è fonte di sostentamento dell'intera famiglia, oltre ad essere un obiettivo personale di ogni individuo. Il bambino trova questa giustificazione assolutamente plausibile, però per una bambina che la madre non la vede praticamente mai e di cui non sa praticamente nulla se non le fantasie che lei stessa si è
immaginata. Deve essere veramente brutto. Ti basi solo sulle tue fantasie, non conoscendola, avendola vista solo da piccola. Ti sei creato un'immagine perfetta perché è inconcepibile per una bambina che sa dell'esistenza reale della madre pensare che questa sia una brutta persona che l'ha affidata senza un valido motivo. Poi ci sono situazioni in extremis, come per esempio madri che non hanno le possibilità economiche di allevare i figli o comunque non se la sentono psicologicamente di affrontare una vita genitoriale. Questi sono casi che io comprendo perfettamente, anzi io sostengo questi casi, perché la consapevolezza che si raggiunge quando si affronta una gravidanza è un segno di maturità che può essere visto male da alcuni che pensano magari che una volta rimaste incinte bisogna prendersi cura assolutamente del proprio figlio, crescerlo e quant'altro, però ci sono situazioni, come dicevo prima, in extremis nel quale questa cosa non è possibile e quindi è meglio quasi affidare magari un bambino a una famiglia che di bambini non può averne ma che ha le possibilità ed è pronta per affrontare una vita genitoriale. Come dicevo, Jacqueline Wilson affronta queste tematiche difficili in maniera così naturale, così reale, perché comunque il linguaggio di Tracy è immediato perché è un linguaggio infantile e i meccanismi che ci sono dietro a questo linguaggio, dietro alle storie che racconta, le bugie che racconta per autoconvincersi della propria vita felice in un certo senso, sono facilmente comprensibili e pure un bambino, ripeto, potrebbe comprendere un discorso così difficile come quello dell'affidamento e del rimanere senza genitori. Anche in base alle letture che ho fatto e che probabilmente rifarò, posso dire che questa autrice è veramente brava a passare concetti così complessi a una fascia d'età che ha necessità di imparare questi concetti ma senza rimanerne traumatizzata. Quindi questo libro io lo consiglio sicuramente alla fascia d'età che va dalla quinta elementare in poi, perché comunque anche adolescenti già grandi hanno bisogno di recuperare alcuni concetti, secondo me. È una lettura leggera, è un libro decisamente breve, quindi anche questo super consigliato come lettura estiva nelle vacanze, lettura di piacere per i ragazzi. Tracy non è una bambina da prendere ad esempio, ma è una bambina da comprendere e questa è una cosa molto importante, ripeto, per la fascia d'età a cui mi sto rivolgendo. Super consigliato, in generale La collana degli istrici io la consiglio sempre perché mi ha regalato letture veramente veramente belle nella mia vita. Nell'info box come sempre troverete tutti i link utili per ritrovare l'autrice, la casa editrice e la colonna sonora di questo video. Oltre a questi ho trovato una serie TV dedicata proprio a Tracy Beaker. Non so quanto sia affidabile come trasposizione dal romanzo allo schermo, insomma, perché non l'ho vista, ma comunque vi linko la scheda IMDb come sempre. So che ci sono dei seguiti a questo libro, ma non penso che li andrò a leggere. Ovviamente qua sotto troverete anche tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi e come sempre la mia lista di desideri Amazon se volete continuare a sostenere questo canale anche con un piccolo pensiero. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video.